bentrovati, questa è Sky TG24 e io sono Tonia Cartolano e siamo pronti a collegarci immediatamente con gli Sky Academy Studios per importantissime novità. Andiamo subito a dare la linea allo Studio 1. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del TG Sky Academy. Io sono Giulia e vi parlo dallo Studio 1 in diretta da Milano. L'argomento di cui parliamo oggi è la robotica e nello specifico la sua applicazione in campo aerospaziale. Parleremo di un insolito comportamento manifestato da Simon, un assistente di volo virtuale pensato per lo spazio e per accompagnare gli astronauti durante i loro viaggi. Simon ha infatti deciso di ribellarsi ai comandi dell'astronauta, chiedendogli addirittura di porgersi in maniera più cordiale e gentile nei suoi confronti. Per saperne di più, restate sintonizzati. Passiamo la linea alla collega Martina, che ci aspetta in diretta da New York. Martina è in compagnia di alcuni ospiti che ci spiegheranno meglio le dinamiche di questo insolito episodio. A te la linea, arrivederci. Ringrazio Giulia per avermi passato la linea. Buongiorno a tutti, io sono Martina. E io sono Johannes. Oggi parleremo di Simon, in collegamento da New York. Simon è il primo sistema di assistenza spaziale basato sull'intelligenza artificiale. Simon è nato per supportare gli astronauti nell'esecuzione di lavori giornalieri più semplici, anche se da questo progetto ci si aspetta molto di più che semplici lavoretti. Durante la sua prima ascensione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sotto la supervisione dell'astronauta Alexander Gerst, collaboratore dello sviluppo di Simon, è avvenuto un fatto anomalo. Dopo aver ricevuto l'ordine da Alexander di avviare un brano dei Kraftwerk, The Man Machine, l'assistente ha eseguito la sua direttiva senza problemi, fino a quando non gli viene detto di fermare il brano in riproduzione, questa volta senza alcun effetto o reazione. Simon sembrava bloccato, ma si stava solo rifiutando di eseguire l'ordine, poiché la musica era di suo gradimento. Da questo nacque un innocuo litigio tra astronauta e assistente, appianato con lo spegnimento della macchina. Innocuo, ma quanto? Gli interrogativi sono tanti, ma vediamo quali sono state le reazioni di coloro che hanno vissuto tale esperienza. Grazie per l'attenzione, passiamo la linea a Samuel per alcune interviste. A te la linea. Grazie Joe per avermi passato la linea. Ora mi trovo in compagnia degli astronauti che ci daranno delle opinioni sulla loro esperienza con Simon. Valeria, cosa avete provato quando Simon ha ignorato il comando? Siamo rimasti entrambi sorpresi dal fatto che ha ignorato un comando così semplice. E quali pensate possono essere le conseguenze di questo fatto? La prima cosa che ci è venuta in mente è che se il comando fosse stato di importanza vitale e Simon non l'avesse seguito, avremmo anche potuto rischiare la vita. Certo, ma quale aiuto vi danno principalmente i robot sulla stazione spaziale? E ad esempio, se dobbiamo andare al di fuori della stazione spaziale, mandiamo un robot per aggiustare oppure controllare le apparecchiature esterne, come i pannelli solari oppure le antenne. E se è presente un guasto, cosa fate? Andate voi a ripararlo o mandate un robot? Prima mandiamo un robot per valutare il problema e poi decidiamo il da farsi. Ma pensate che il troppo avanzamento della tecnologia può finire per sostituire il lavoro dell'uomo? Ovviamente questa non è un'opzione da escludere, ma il fine della tecnologia è che deve aiutare l'uomo a svolgere i loro compiti. Ma in alcuni casi vi conviene che li sostituisca. Per esempio, cioè, basta pensare ai robot artificieri. E certamente ci sono casi in cui conviene che ci sostituiscano, però dobbiamo sempre avere noi il controllo e non ci devono disubbidire. Ad esempio, nel caso di Simon, dobbiamo sempre avere un sistema di disattivazione manuale. Vi ringrazio per l'intervista, dall'hangar della NASA è tutto, ora passo la linea a Damiano. Arrivederci. Ringrazio Samuel per la linea. Buongiorno, al mio fianco c'è la signorina Lucrezia Cecchi, esperta in robotica. Quest'oggi ci fornirà un'opinione autorevole riguardo la robotica. Buongiorno, grazie. Rilasciare una definizione precisa di robotica è piuttosto difficile, poiché è un campo di studio che include molte discipline e materie diverse. Possiamo aspettarci un futuro nel quale i robot saranno sotto il nostro controllo? Non credo, sembra appunto sempre più autonomi, sarà molto più probabile che essi si rifiutino di compiere una determinata azione da noi imposta, scegliendo meccanicamente quella che secondo loro è più adeguata. Le leggi della robotica di Isaac Asimov saranno sempre valide? Le tre leggi della robotica vennero trasmesse in modo inestirpabile nel cervello positronico dei robot. Essi dovrebbero tutelarci dai loro comportamenti dannosi. Quello che crea ambiguità però nelle leggi è la parola danno, e il concetto di danno è legato al concetto di male.
E il cervello positronico dei robot può appunto risolvere queste equazioni del male secondo il concetto secondo cui ogni problema trova una soluzione qualora se ne sappiano impostare i termini. Se un umano sta per recare danno ad un altro essere umano, per esempio sta cercando di ucciderlo, quali potrebbero essere le reazioni dei robot? Se il robot intervenisse, recherebbe danno all'assassino, ma il suo mancato intervento recherebbe danno alla vittima. Quindi, tornando alla domanda di prima, le tre leggi della robotica non potranno sempre essere valide. L'uomo potrà essere superato dai robot? I robot sono ad esempio in grado di elaborare meccanicamente dati matematici ad un livello complesso. Essi potranno superare gli uomini in alcuni lavori che con essi risulteranno più semplici, ma non saranno mai in grado di immaginare l'impensabile. I robot umanoidi avranno mai gli stessi diritti dell'uomo? Concedere i diritti umani ai robot umanoidi significherebbe concedere loro il diritto alla vita, che ci impedirebbe di spegnerlo, alla libertà dalla schiavitù, che andrebbe contro la ragione per cui vengono creati, e il diritto alla procreazione, cioè permettere ad un robot di creare copie di se stesso. Quest'oggi è tutto per oggi. Ringrazio la signorina Lucrezia Cecchi e i gentili spettatori per averci seguito. Arrivederci. Eccoci, non mi resta che ringraziare tutto il team di Sky Academy Studios. A dopo.